porta e bussano alla porta. Allora, no, ci tenevo a vederci per farci gli auguri, anche per ringraziarvi del servizio che insomma, noi lavoriamo e voi siete i nostri social, diciamo, i nostri comunicatori delle cose positive o negative che siano all'interno della regione. E con qualcuno di voi ci vediamo un po' più di frequente, con qualcun altro, diciamo, il contatto è più social che non fisico. Siccome la regione che poi rappresenta un po' tutti i territori del Lazio è rappresentata dai consiglieri, ogni consigliere rappresenta un pezzo del territorio con le sue problematiche, le sue specificità, i suoi problemi. È giusto che a prescindere dal ruolo che poi occupano di maggioranza e opposizione, diciamo, dargli lo giusto spazio, risonanza e soprattutto la giusta importanza. Noi siamo una regione di 378 comuni dove tolta Roma che concentra in primis, diciamo, focalizza la maggior attenzione anche mediatica rispetto agli altri, però la regione è un ente che rappresenta, diciamo, anche gli altri 377 comuni, che diciamo, vivono i pregi e i difetti di stare all'interno di un territorio dove Roma la fa da padrona. Quindi nelle difficoltà noi cerchiamo di supportarli sia sotto l'aspetto logistico, tecnico, la mancanza di personale, soprattutto in virtù dei fondi del PNRR che stanno arrivando, c'è difficoltà a trovare tecnici, architetti, ingegneri, c'è difficoltà di espletare tutta la parte burocratica per portare a termine e declinare sul territorio l'arrivo di risorse. Quindi, diciamo, a tutti gli effetti vorremmo rappresentare la casa dei comuni dove poter. E per fare questo abbiamo bisogno anche di voi, perché diciamo, dal più piccolo comune che è Marcitelli di 70 abitanti fino a Roma Capitale abbiamo bisogno di avere quella giusta comunicazione, che qualcuno di voi dice si è stravolta nel corso del tempo. Una volta le agenzie servivano per vedere le notizie, ormai diciamo, sono i social che la fanno da padrona, tant'è vero che spesso le conferenze stampa vengono sostituite proprio da video che poi girano su circuiti dei vari social e vengono ripresi. Quindi ci tenevo non solo a farci gli auguri di Natale e di Buon Anno, ma anche a intraprendere un rapporto, diciamo, come istituzione regione, quindi vuol dire che dalla cosa positiva che annuncia il consigliere di maggioranza fino anche a quella un po' più critica che giustamente è demandata a chi è stato demandato dai cittadini a fare opposizione. Però la cosa importante è riqualificare e rivalorizzare l'istituto regione. Noi a febbraio abbiamo fatto queste votazioni, a marzo abbiamo fatto queste votazioni e ha partecipato il 40% delle persone che avevano diritto al voto. Questo vuol dire che diciamo, non è dipeso dalle perturbazioni meteorologiche. Non penso sia stato il caldo o la pioggia che ha disincentivato l'elettore ad andare. Io e lui che andiamo allo stadio, non andiamo a vedere a Roma, piove, ghiaccio e neve, ma ci andiamo. Penso forse sia stata una proposta politica non allettante. O diciamo, un lavoro che come ente regione non è riuscito ad emozionare l'elettore che doveva scegliere tra uno schieramento o altro schieramento. Quindi a noi spetta il compito come amministratori di rivalorizzare la regione, a voi spetta il compito di dare comunicazione in positivo o negativo delle attività che noi facciamo. E spesso diciamo, anche il vostro lavoro è un pungolo per chi amministra, è un pungolo nei confronti di chi è demandato a svolgere un compito istituzionale. Quindi adesso al di là di cercare di trovare dei locali un po' più consoni che possano consentire a voi di fare il vostro lavoro, perché con due scrivanie e due computer insomma non si lavora al massimo, anche se ormai si fa tutto col telefonino. Però cercare di intraprendere un rapporto di comunicazione anche su suggerimenti che voi potete dare a noi, per chi è un po' più frequente, per chi viene un po' più spesso, cercare di
fare una sala interviste per intervistare i consiglieri, cercare di darvi in anticipo forse anche le attività che noi discutiamo, che noi facciamo all'interno del consiglio, può essere sicuramente quel giusto mezzo che va a colmare quel vuoto che si è creato, secondo me, tra gli abitanti e gli elettori del Lazio e l'ente come Regione Lazio. Quindi far percepire le attività che la Regione fa, ascoltare, perché diciamo voi servite, il vostro lavoro è anche quello, portare a conoscenza le cose che non funzionano. Spesso noi facciamo delle norme che poi quando vai a declinarle sul territorio, funzionano a latina, ma a Rieti, diciamo, quella norma non è proprio adatta rispetto al territorio di Rieti o viceversa. E quindi chi meglio di voi che, diciamo, ha un contatto un po' più diretto, nel cercare di dare la giusta visibilità al lavoro che viene fatto, alle cose che non vanno, dare spazio al consigliere di maggioranza come al consigliere di opposizione, portare a conoscenza le leggi che vengono approvate. Spesso la gente fa ancora confusione tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale, non riesce a comprendere come mai si sta a Via della Pisana, qualche volta da appuntamento vanno a Via Colombo o viceversa, vengono a Via della Pisana. Quindi portare a conoscenza dei cittadini, siccome poi noi siamo qui a rappresentare loro, anche quelli che non ci hanno votato, perché amministriamo anche per loro. E quindi penso che il vostro compito è importante. Volevo cercare di stabilire un contatto un po' diverso rispetto agli altri anni, dove il ruolo era più di rincorrere o far uscire il comunicato, che secondo me serve a ben poco, mentre invece potrebbe essere importante capire, diciamo, come pubblicizzare al meglio, come far conoscere al meglio le attività della regione, perché instaurare un clima diverso con la speranza che, visto che questa è stata l'unica tornata rispetto alle altre due dove non si è votato insieme nazionali e regionali, e la differenza si è vista perché, diciamo, siamo arrivati a un 40%, che poi rappresentano quasi le preferenze che hanno preso, più la gente che è venuta a votare per votare i singoli consiglieri che non per, diciamo, dare un voto di opinione. Rispetto alle elezioni nazionali, insomma, la differenza si è vista. Quindi spetta a noi, col vostro supporto, anche far venire l'elettore che non ti vota. Anche quello penso rientra nella comunicazione, e fortunatamente stando in un paese democratico l'alternanza serve proprio a rafforzare la democrazia, perché oggi hanno governato, veniamo premiati noi, se siamo bravi tra 5 anni veniamo riconfermati, se non siamo bravi ci sarà qualcuno che avrà la possibilità di poter migliorare le cose che non sono andate. Quindi il motivo dell'incontro è questo, oltre che per farci gli auguri di Natale e di buon anno, e poi casomai ci vediamo dopo le feste, così vediamo di attrezzare qualcosa più operativa che possa consentire un po' a tutti quanti, perché poi alla fine vedo sempre le solite 3-4 persone dentro il consiglio, a rendere più appetibile anche il dibattito dell'aula.